Io sono Francesco e questa è The Key, la chiave, in una versione un po' strana rispetto a come siamo abituati, perché abbiamo deciso di provare a farla in questa maniera. Insomma, c'erano dei motivi che ci spingevano a farla in questa maniera, per cui non sono io che controllo direttamente il sottofondo e quindi avrete il piacere o l'onere di sentire la mia voce per intero senza intermezzi musicali, ma comunque siamo qui, stiamo ad inaugurare una nuova puntata di The Key, la chiave, che come sempre io vi ricordo, perché ci tengo a questa modalità di presentare la mia trasmissione, è niente altro che uno spunto, un piccolo semino che vuole dare delle suggestioni. Niente più che delle suggestioni che possono essere da voi raccolte, possono essere da voi utilizzate per le vostre riflessioni, le vostre considerazioni, quindi aperti al fatto che siano completamente rigettate anche eventualmente, perché magari non vi trovate assolutamente d'accordo. Una cosa che mi piacerebbe che succedesse è che le vostre riflessioni, le vostre conclusioni potessero essere condivise insieme a me e insieme a noi attraverso i nostri canali social, che ci permettono quindi un contatto diretto e che ci permettono quindi di poter dialogare senza filtri, diciamo così, tra chi propone questa modalità di comunicazione, che è la radio, e questa particolare modalità di radio, e voi che l'ascoltate. Quindi The Key, la chiave, oggi vuole andare a riprendere i temi che sono stati trattati l'altra volta, vuole andare un po' a ripescare e ad approfondire le tematiche che l'altra volta avevamo visto, cercando di fare un passo avanti nella riflessione, cercando di portare qualche elemento che possa essere anche utile, che possa essere anche concreto rispetto a quello che è stato dentro l'altra volta, e non solo magari una bella riflessione a livello filosofico, perché quello che l'altra volta dicevamo, nella sua complessità e magari nella sua, diciamo, nel suo aspetto così un po' complesso, il suo aspetto un po' arzigogolato, questa è la parola che stavo cercando, poi ho detto no, non la dico, e allora ho ripetuto la parola complessa, nel suo aspetto un po' intricato, era stata una riflessione filosofica che riguardava l'accorgersi, riconoscere del fatto che noi, come sottofondo alla nostra comunicazione, nella stragrande maggioranza delle nostre esperienze quotidiane, abbiamo dei valori, apparentemente ci sono dei valori di guida, ci sono dei valori che ci fanno da segnavia, da indicatori, che sono dei valori che hanno a che fare con una modalità di pensiero, una modalità legata più al confronto, allo scontro, alla lotta, alla competizione e quant'altro, più che ad altre modalità che quindi invece invitavo a sperimentare. Quando noi sperimentiamo quelle modalità, ecco che ci accorgiamo che dentro di noi in realtà quello che succede nella istantaneità dell'abitudine, in quei frammenti di secondo in cui noi reagiamo anche semplicemente mentalmente alle situazioni che ci troviamo a vivere, c'è un vero e proprio condominio di voci. Questa non è un'espressione mia, ma è un'espressione che mi piace molto. C'è un vero e proprio condominio di voci, cioè ci sono una serie di persone che parlano e che dicono delle cose contrastanti tra di loro, alle volte che si sostengono a vicenda, ma che sostanzialmente creano una situazione di grande confusione. Questa è la rilevazione primaria, secondo me, cioè il primo elemento che noi possiamo raccogliere quando per la prima volta, magari per le prime volte, ci addentriamo in quel territorio estremamente vasto ed estremamente a volte inesplorato che è la nostra mente, che è la nostra interiorità. Chi è abituato a farlo ormai lo sa, ormai lo riconosce, perché questa confusione non è che scompare da un momento all'altro, ma ci vuole veramente un bel po' di lavoro, ci vuole un po' di pazienza e comunque ci vuole anche la consapevolezza del fatto che molto probabilmente, almeno in questa vita, questa cosa non se ne andrà, almeno in questa vita, come ho detto tra molte virgolette, ma è appunto
importante però rendersene conto, estremamente importante, perché è proprio grazie a questa confusione che quel sottofondo rimane, quel sottofondo di comunicazioni distorte, fatte di aggressività, di contrasti, di competitività, eccetera, può proliferare, può continuare ad esistere, perché appunto noi non ce ne accorgiamo. Accorgerci di questa confusione significa darci la possibilità per la prima volta di mettere un po' di ordine, o come minimo di spostarsi un po' di lato rispetto a tutta questa confusione, e quindi darci la possibilità di comprendere che quello che noi stiamo dicendo nella maggior parte delle situazioni non è una comunicazione che per noi è consapevole, cioè non ce la siamo studiata a tavolino, non ci siamo messi lì a dire bene adesso che cosa voglio comunicare, che cosa voglio dire e come lo posso fare perché sia compreso al meglio. Questa cosa non succede praticamente mai. Nella stragrande maggioranza delle situazioni invece accade l'esatto contrario, cioè accade che noi reagiamo sulla base di un'abitudine, sulla base di diciamo uno schema che conosciamo già, che abbiamo già alle spalle, e in questa reazione quello che otteniamo è che non abbiamo il pieno controllo, non c'è però controllo, non è una parola che mi piace tantissimo, però è chiara. Non abbiamo il pieno controllo di ciò che noi andiamo ad esprimere nelle nostre comunicazioni. Lì poi nascono i problemi, nascono le incomprensioni, nascono tutte le situazioni che rendono difficili i rapporti tra le persone, no? Perché ci scappa quella parola in più, ci scappa quella parola oppure no, non ci arriva quella parola di cui diciamo in meno, oppure non riusciamo a rispondere. Quante volte io, per esempio, sono una di quelle persone che aveva sempre le illuminazioni sotto la doccia rispetto alle risposte che poteva dare nelle diverse situazioni. Questa cosa è sempre stata per me un tallone d'Achille veramente imbarazzante, perché in situazioni in cui la tensione cominciava a salire o in cui ricevevo delle delle condivisioni o degli attacchi magari diretti che magari potevano anche ferirmi, ecco che non riuscivo ad avere subito la prontezza per ribattere. Incassavo e poi magari appunto dopo qualche tempo, riflettendo rispetto alla situazione, poi mi veniva in mente: ah, dovevo dirgli questa cosa qua, avrei potuto dirgli quest'altra, oppure la prossima volta che lo vedo gli dico questa cosa qua. Altre persone magari sono all'esatto contrario, in costante, tra virgolette, pentimento rispetto a quello che hanno detto, e quindi pensano sotto la doccia: ah, se mi fossi stato zitto. Il fatto sta che sia in un caso o nell'altro, sia che questi, sia che noi diciamo siamo più vicini ad un estremo piuttosto che all'altro, quello che emerge come dato chiaro, inoppugnabile, cioè che non può essere assolutamente contrastato, contraddetto, sta la considerazione del fatto che noi abbiamo un modo di comunicare che molto raramente è consapevole, che molto raramente si sgancia da quella confusione che abbiamo in testa e quindi è in grado di prendere anche le distanze da quel sottofondo fatto di aggressività, di competitività, di scontro, eccetera, eccetera, e invece sia in grado di portare all'esterno una comunicazione consapevole e quindi, mi viene a dire, e quindi pacifica, perché la comunicazione che è consapevole nella maggior parte dei casi è anche pacifica, perché porta ad una pacificazione. Poi noi possiamo non essere d'accordo sull'argomento, ma se le modalità sono chiare e consapevoli, abbiamo di fronte due persone che riescono a parlarsi anche se sono completamente in disaccordo tra di loro rispetto agli aspetti specifici, no? E quindi questa è la prima considerazione da fare, cioè la prima considerazione che la puntata di oggi di Becchi vuole portare alla vostra attenzione è: facciamo attenzione alla confusione che abbiamo in testa, facciamo attenzione al fatto che siamo sempre occupati da pensieri che non sono controllati o prodotti da noi in maniera del tutto volontaria. Non è che noi ci mettiamo lì a dire: boh, adesso
costruisco questo pensiero. Ci troviamo alle volte un ritornello, anzi molto spesso più che alle volte, un ritornello all'interno della nostra testa, un refrain che continua o che in determinate condizioni, situazioni si accende e continua a ripetere il suo mantra, no? E questa confusione, questi refrain, questi ritornelli, eccetera, eccetera, sono una delle migliaia di voci che abbiamo dentro la nostra testa. Diciamo che invece di esaminarle tutte le migliaia di voci, possiamo anche semplicemente esaminarne una, la voce di quel bambino che a causa delle esperienze fatte durante la sua infanzia continua a riproporre le sue problematiche, a riproporre i suoi cavalli di battaglia, diciamo così, a riproporre le sue recriminazioni, a riproporre le sue fastidi, le sue invidie, le sue piccole grandi lotte, il suo desiderio di rivalsa e quant'altro, no? Questi sono dei ritornelli che sono molto 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 spesso presenti nelle nostre teste. Questi ritornelli hanno a che fare appunto col fatto che magari da bambini non siamo riusciti a fermarci come avremmo voluto, come avremmo desiderato, come ne sentivamo il bisogno. Non abbiamo potuto esprimerci così come ne sentivamo il bisogno, non abbiamo potuto relazionarci o operare così come avevamo voglia o bisogno. E queste voci e quel bambino non è che semplicemente non esista più perché noi siamo cresciuti, anzi quel bambino è diventato un ospite abbastanza fisso, un frequent flyer nella nostra testa, cioè un frequentatore abituale dell'aereo che è il nostro pensiero, no? E nei momenti di inconsapevolezza, nei momenti di debolezza, nei momenti di distrazione che sono, parlo per me, l'85% delle mie giornate, e dico 85% perché sono molto bravo perché ci sto lavorando, no, erano il 90-95% per me. In quei momenti di inconsapevolezza queste voci risaltano fuori, questi ritornelli risaltano fuori. Faccio un esempio molto concreto, molto recente. Mi trovavo qualche tempo fa a pranzo in un luogo, ero da solo e di fianco a me c'erano delle persone che parlavano in maniera molto molto tecnica, molto forbita, di alcuni argomenti che, come dire, il mio bambino avrebbe avuto voglia di conoscere molto bene. E quindi c'era questa voce, questo ritornello nella mia mente che diceva: ah, senti, loro sì che sono bravi, loro sì che sono dei veri professionisti, loro sì che stanno raggiungendo il loro successo nella vita, mentre tu no. E questa cosa qua, che è una delle migliaia di voci, attenzione, nel senso che questa è una recriminazione che ha come argomento l'aspetto professionale, ma ne abbiamo diversissime di voci che magari recriminano su altri aspetti della nostra vita, no? E nella maggior parte dei casi questa voce, quando parte, questo ritornello quando parte, è accompagnato anche da una costellazione di emozioni, di sensazioni, di stati d'animo, di ulteriori pensieri, di ulteriori considerazioni, una bella costellazione di cose che però hanno l'effetto assolutamente scontato, cioè ovvio, di farci del male e non di farci del bene, nel senso che nel momento in cui noi cominciamo ad avere determinati pensieri che ci ricordano degli aspetti della nostra vita che non sono in linea con quello che il nostro bambino desidera o aveva desiderato per noi, o che ripropongono delle situazioni spinose, problematiche, ecco che noi cominciamo a soffrire, cominciamo a stare male, cominciamo ad entrare in un loop, in un circolo vizioso in cui a questi pensieri noi fondamentalmente crediamo, cominciamo a credere veramente in questi pensieri, pensiamo che siano veramente reali, che stiano dicendo la verità, che siano effettivamente quella parte di noi che ci rivela la verità nuda e cruda. Quando noi tocchiamo con mano queste sensazioni che sembrano emergere così istantaneamente, così profondamente, che ci toccano così da vicino, il pensiero automatico che facciamo è: questa non può non essere la verità. E quindi cadiamo in questa trappola, ci attacchiamo a questi pensieri, ci convinciamo che questi pensieri siano qualcosa che deve essere in qualche modo, ancora una volta, sempre con quel sottofondo, sconfitto, superato,
oppure che siano qualcosa sotto il quale non si può fare altro, non possiamo fare altro che soccombere, non possiamo fare altro che subire, che come dire, che non fa altro che continuare a deprimerci e a scavare un buco all'interno del quale noi vorremmo magari nasconderci. Il problema è che queste voci sono solo voci all'interno della nostra testa, ma noi non ce ne accorgiamo, nella maggior parte dei casi. Non ce ne accorgiamo perché quando ce ne accorgiamo sono già molto distanti, il processo è già molto in atto. Spesso e volentieri non ce ne accorgiamo del tutto e quindi è come se si innestasse, come se avessimo premuto il tasto avvio di una serie di operazioni che non possono far altro che arrivare alla loro fine. È come avere una macchina che è deputata a compiere determinate operazioni, determinate lavorazioni, e quando noi schiacciamo avvio, questa macchina non può far altro che arrivare alla fine delle lavorazioni che deve eseguire, non può essere interrotta nel mezzo, no? E allo stesso modo questi pensieri avviano delle operazioni che sembrano, all'inizio almeno, sembra che non sia possibile bloccare, fermare. E quindi noi ci troviamo immersi in una corsa, in una vera e propria gara al massacro, nel senso che abbiamo veramente un susseguirsi di immagini sempre più sofferenti, sempre più dolorose dentro la nostra testa e dentro la nostra pancia, perché sono processi che coinvolgono sia i pensieri che le emozioni. E all'inizio appunto non sembra possibile far altro che sottostare a tutto questo e quando non ce ne accorgiamo ci ritroviamo dall'altra parte che abbiamo un po' le ossa rotte e poi ricominciamo, quando tutto è finito, a magari respirare un attimo, guardarci intorno, renderci conto che forse quello che è successo è anche in buona parte frutto del nostro contributo inconscio. E cominciamo magari a respirare un po' di più e cominciamo a stare un attimo meglio. Alle volte questo non accade e questo è molto pericoloso, alle volte questo non accade, cioè non accade che ne veniamo fuori. È lì che è utile avere la possibilità, la capacità, il coraggio di rivolgersi a qualcuno che ci possa dare una mano da lì fuori, perché è solo ed esclusivamente da lì fuori che le cose possono essere viste con maggior chiarezza. E nel momento in cui noi non riusciamo ad uscire, cioè nel momento in cui questo processo comincia, queste lavorazioni cominciano e non possiamo fermarle, allora chiedere a qualcuno che le fermi per noi o che almeno ci dia una mano a descriverle e ci dia una mano a comprendere quando sono finite e quindi ci dia una mano a tirare il fiato, diventa fondamentale. Questo diventa veramente fondamentale. Spesso ci si interroga su che cosa significhi parlare delle proprie problematiche ad un'altra persona. Ecco, una buona metafora potrebbe essere questo: significa avere un'altra persona che assiste alle lavorazioni automatiche che la mia macchina sta facendo e mi dice quando sono finite e mi dice come stanno lavorando queste macchine e quindi quali tipi di processi stanno portando avanti e quindi magari anche come fare ad accorgermene prima che la macchina sta facendo, perché il passaggio successivo è proprio quello di cominciare a rendersene conto un po' prima e quindi essere in grado di fermare un po' prima il processo che poi porta a quel gioco al massacro, no? Avviare un processo inverso invece che coscientemente sia in grado di dire ferma tutto, ok, è arrivato questo pensiero ti sta facendo provare determinate sensazioni che sono sempre le solite sensazioni che provi quando ti dici o ti viene detto o credi che ti venga dimostrato il fatto che non sei capace di fare niente, il fatto che non hai raggiunto nessun obiettivo, il fatto che resterai sempre da solo nella vita, il fatto che eccetera eccetera, ad ognuno il suo, no? Avviare questo meccanismo contrario ci aiuta a fare un po' di pulizia nella mente, ci aiuta a renderci conto che effettivamente quello che sta succedendo è per un buon 70-80% creato, se non di più, creato totalmente ed esclusivamente dal lavorio inconsapevole della nostra mente, il quale
fa quello che deve fare o fa quello che vuole fare, indipendentemente dal fatto che noi lo desideriamo, che noi ne abbiamo bisogno oppure no. E portare questo tipo di consapevolezza aiuta a fermare appunto questi processi, che sono un continuo dispendio di energia, ci fanno perdere un sacco di forza questi processi mentali, perché noi li seguiamo, noi ci crediamo, noi è come se rivivessimo ogni santa volta magari quel fallimento che abbiamo vissuto quella volta alle scuole medie, piuttosto che quel litigio con quella persona, piuttosto che quell'abbandono con quell'altra persona, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi è come se ogni volta rivivessimo un evento traumatico, piccolo o grande, e rivivessimo anche l'emorragia dal punto di vista energetico che quello ha significato per noi. Ma tutto questo è possibile, appunto, come dicevo prima, contrastarlo, fermarlo, cominciare a guidare questo tipo di processo verso un altro esito, nel momento in cui prima di tutto ci rendiamo conto della assordante confusione che c'è dentro la nostra testa. Ci rendiamo conto che questo pensiero che stiamo facendo, per esempio, non è un pensiero che è prodotto coscientemente da noi, ma che è presente da sempre, praticamente da sempre, nel nostro cervello, e ogni tanto si riattiva, ogni tanto spunta fuori. E di questo ce ne rendiamo conto perché nel momento in cui vediamo questa confusione che c'è dentro la nostra testa, vediamo anche che ci sono dei momenti in cui alcune voci si alzano, magari un po' più intense di altre, e prendono sopravvento e avviano determinati processi. Il secondo passaggio che può essere fatto per imparare a porre un argine, un limite a questo tipo di meccanismi che accade nella nostra testa, è un meccanismo in cui noi cominciamo a renderci conto che quelle parole sono delle parole che derivano non da una realtà fattuale che abbiamo di fronte a noi, che non sono la diretta conseguenza di ciò che è successo, di ciò che è stato detto, ciò che è stato fatto, ma sono la diretta conseguenza semplicemente delle nostre conclusioni. Uno dei cavalli di battaglia di The Key da sempre, penso dalla primissima puntata che noi abbiamo cominciato a fare The Key, ormai qualche anno fa, ormai diverse decine di puntate fa, è stato quello, il cavallo di battaglia che metteva in guardia contro i giudizi interiori, no? Abbiamo sempre detto su The Key che è una delle nostre zone d'ombra più rischiose sono i giudizi. I giudizi veramente sono qualcosa che ci toglie la possibilità di vivere una vita soddisfacente, di vivere una vita felice. Addirittura, sparando la grossa, direi che ci impediscono di vivere la vita, che ci alienano dalla vita, così come accade nella realtà, e ci proiettano in un mondo in cui ciò che è vero sono solo questi giudizi, per l'appunto, e questi giudizi sono dei pensieri, quindi sono delle conclusioni, sono delle considerazioni tratte del tutto arbitrariamente, cioè senza nessuna regola, senza nessuna certezza, ecco, dalla nostra testa. Tratte arbitrariamente, come un lancio di dadi, no? Come se noi dovessimo basare il fatto di arrivare in una città sul lancio dei dadi, ad ogni incrocio lanciamo i dadi per stabilire se andare a destra, a sinistra o a dritto, e prendessimo il lancio dei dadi come se fosse un GPS reale, quindi come se effettivamente se ci perdiamo non è il GPS, che quindi sono i dadi lanciati, che non funziona, ma siamo noi che abbiamo fatto qualche errore, c'è qualcosa in noi che non va, noi prendiamo sul serio quelle cose lì, quindi prendiamo sul serio quei pensieri. Ecco, quando invece noi cominciamo a renderci conto che sono solo dei pensieri che nascono a partire dai giudizi che noi abbiamo nei confronti di noi stessi, cominciamo anche un pochettino a respirare un po' di più, a renderci conto che la realtà è qualcos'altro, la realtà è assolutamente qualcos'altro, non ha niente a che fare con quello. Con quei pensieri che sempre e comunque continuano a ributtarci, a rilanciarci, a riproiettarci in dimensioni spazi temporali che non esistono più ormai, chissà da quanti anni, cioè continuano a far tornare in noi le vecchie, a far tornare nella nostra mente le nostre vecchie battaglie perse,
o le nostre sconfitte, o le nostre sfortune, le nostre sofferenze, le nostre, diciamo, quelli che sono i buchi neri, tra virgolette, che ognuno di noi ha dentro e che costituiscono, come dire, la maggior parte dell'esperienza individuale. Esperienze, buchi neri, esperienze negative, esperienze sofferenti, che lungi dall'essere però qualcosa che ci blocca, una catena che ci impedisce l'evoluzione, può essere veramente un grimaldello che invece ci consente di fare un salto molto 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 lungo nella direzione dell'evoluzione personale. Bene, questa lunga cavalcata del mio racconto di oggi è arrivata alla fine. Spero di poter essere stato utile con questi piccoli elementi, con questi piccoli spunti di riflessione che ho cercato di darvi proprio a partire da quelle che sono state le considerazioni fatte l'altra volta, fatte nell'ultima settimana. Io sono sempre Francesco, questa è The Key, ci sentiamo alla prossima puntata.